10.30 di nuovo, buongiorno, bentrovati ai nostri aggiornamenti. Continuano gli sbarchi sulle coste italiane, a Lampedusa sono arrivati nuovi migranti questa mattina. Allora ci aggiorna in diretta il nostro inviato Matteo Parlato, buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Alle 9.30 di questa mattina sono arrivati in porto su due motovedette della Capitaneria di Porto 45 persone, fra cui 9 donne e un minore. Le due motovedette erano partite intorno alle 5 del mattino, alle 7 hanno raggiunto al largo di Lampedusa, nel canale di Sicilia, queste 45 persone che erano su un gommone di 10 metri, hanno cominciato il trasbordo e alle 9.30 sono arrivati qui. Arrivati qui sono stati subito portati nel centro di accoglienza, che ieri è stato ulteriormente alleggerito, un altro centinaio di profughi sono stati portati in Italia, per cui diciamo il sistema di arrivo e partenze continua, la macchina di arrivo e partenze continua a funzionare regolarmente. In questo momento tutte le motovedette sono dentro il porto, quindi non c'è motivo di aspettarsi nuovi sbarchi nelle prossime ore, anche perché sia il vento che il mare hanno aumentato di intensità e questo diciamo tende a fermare le partenze dal nord della Libia, anche perché molto spesso queste persone viaggiano su delle barche che vanno subito in avaria poco dopo la partenza e vengono per l'appunto salvate dalle nostre motovedette a largo e poi portate qua, perché non si può parlare di veri e propri sbarchi, sono salvataggi in mare e poi arrivano qui sulle nostre motovedette e da qui poi diciamo, vengono distribuiti nei centri italiani di accoglienza. Se non avete altre domande, da Lampedusa vi restituirei la linea. Grazie Matteo, a più tardi per gli aggiornamenti.